La penultima cosa che mi permetto di dirvi è una donna e poi anche un prete e poi un'altra donna della vostra età. La donna a cui faccio riferimento era la mamma di un agente della Polizia di Stato. Guardate che noi parliamo di persone che non ci sono più, ma siamo qui per parlare della vita, del nostro impegno, delle nostre responsabilità. E lo facciamo grazie a loro. È la mamma di Roberto Antiochia. Roberto Antiochia era un ragazzo giovanissimo. Fu mandato alla questura di Palermo, alla squadra Catturandi col commissario Lino Cassarà e Beppe Montana. Per ragioni serie e gravi di famiglia chiede il trasferimento a Roma, ragioni serie. Lo ottiene appunto perché erano ragioni serie. Nel frattempo era nata una storia d'amore con una ragazza, una bella storia d'amore. Finalmente hanno qualche giorno di vacanza, aveva smesso il servizio a Palermo, aveva un po' di ferie e poi avrebbe preso il servizio a Roma. E finalmente con la sua ragazza il sogno di poter fare qualche giorno di vacanza insieme. Ma attenti, decidono di fare la vacanza a Palermo così la ragazza potesse conoscere i suoi funzionari, i suoi colleghi e poi la bellezza di quella terra. Mentre cominciano le vacanze, due giorni dopo uccidono il commissario Beppe Montano. Partecipano ai funerali. Lui, che è un ragazzo sveglio, si accorge che il commissario Nini Cassarà, per una serie di gravi vicende di quei giorni, non è tutelato, l'aria è pesante, e siccome lavorava con Montano, è stato contatto. Nella sua testa sto ragazzo fa 1+1. Hanno ammazzato lui, ma non è per caso rischio anche Nini Cassarà. E compie un atto d'amore questo ragazzo della Polizia di Stato e la sua ragazza. Un atto d'amore. Perché lui prende la sua ragazza e dice: senti, lo so, abbiamo atteso tanto questi giorni di vacanza. Ti chiedo un atto d'amore. Sospendiamo le nostre vacanze, abbiamo tempo per farlo in un altro momento. E lui che cosa fa? Lei lo accetta. E lui cosa fa? Volontariamente, non dimenticatelo mai, volontariamente, non gli era imposto, non era più in servizio lì, doveva prendere servizio da un'altra parte, no, lui volontariamente. Scorterà il commissario Cassarà, lo fa generosamente, non lo lascia solo. Moriranno pochi giorni dopo, con 71 colpi di mitraglietta. Sono tutti e due morti per la democrazia, come gli altri, per la libertà, per la dignità del nostro paese. La mamma un giorno ci disse, e Libero nasce così, ci disse: quando ti uccidono un figlio, sparano anche su di te. A me avevano sparato quel giorno, 6 agosto 1985. Cari amici, se noi non sentiamo che hanno sparato anche su di noi, i partigiani morti per la liberazione del nostro paese, che hanno perso la vita, quei colpi, se non li sentiamo qui dentro, diventano le solite cerimonie, la retorica, quella resistenza per darci la liberazione. Oggi dobbiamo liberare altri contesti del nostro paese. Il paradosso è che la libertà va liberata, dobbiamo liberare la libertà. Perché la più grande umiliazione della persona umana, la più grande ferita, è la privazione della libertà.
Chi è povero non è libero. Chi vive sotto la minaccia dell'arroganza mafiosa, ad esempio, non è una persona libera. Le vittime dell'usura, quelle ragazze usate nel mondo della prostituzione, il traffico di esseri umani. Chi è diversamente abile, se non ha gli strumenti e il supporto alla famiglia, non è una persona libera. Una persona anziana che ha bisogno di avere relazione, comunicazione, attenzione. Ecco, partendo dai nostri contesti, dalle nostre realtà, questo liberare la libertà. E allora la vita ci affida un impegno, è l'impegno che ci affida la vita, è quello di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. Questo è l'impegno che ci affida la vita. È un diritto che Dio stesso ha voluto per tutte le persone, la libertà. Il giudice chiede: ma perché avete ucciso Don Puglisi? E un uomo di Cosa Nostra, di nome Giovanni Drago, risponde: a tempi, a Brancaccio è arrivato un prete che non era dalla parte dei mafiosi. Vuol dire che c'era qualcuno che aveva parte dei mafiosi. Ed è la verità. Perché da una parte uccidevano Don Puglisi, dall'altra parte c'era un prete che andava a celebrare la Santa Messa nel covo del super ricercato latitante Pietro Allievi. Anche la Chiesa ha le sue zone grigie, come tutti gli altri contesti. Il giudice chiede a un uomo di Cosa Nostra di nome Salvatore Cancemi: ma perché l'avete ammazzato? Questo risponde a verbale: questo qua era un prete scomodo, un prete che disturbava Cosa Nostra, sicuramente al 1000 per 1000, perché un prete che si fa i fatti suoi, che predica la Chiesa e non tocca i mafiosi, sicuramente questo campava 100 anni. Quindi lui è morto perché ha toccato Cosa Nostra, non c'è dubbio, Presidente. Questa è la verità. Ma attenti alla data. La data è fondamentale. Le mafie scelgono giorni simbolici per uccidere. Don Puglisi viene ucciso il giorno del suo compleanno. Un altro prete, Don Peppino Diana, viene ucciso il giorno del suo onomastico. Siamo il 15 settembre che viene ucciso Don Puglisi. Ma attenzione, il 19 agosto, nel cuore dell'estate, succede un fatto che non deve essere dimenticato, che io mi permetto di ricordarvelo. Un uomo in carcere chiama il magistrato nel cuore dell'estate, è un uomo di Cosa Nostra, ha certamente un mandato, c'è da chiedersi come faceva dal carcere a avere il mandato oggi. In ogni caso il signor Francesco Marino Mannoia, uomo di Cosa Nostra, chiama il magistrato. A verbale c'è scritto questo: attenti, è 25 giorni prima che avevo ucciso Don Puglisi. C'è scritto questo: nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile. Ora invece Cosa Nostra sta attaccando anche la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d'onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti: non interferite. 19 agosto. Ma perché Mannoia, nel cuore dell'estate, chiama il magistrato? Perché questa dichiarazione? E invece la Chiesa deve interferire. Deve dire con chiarezza che il Vangelo è incompatibile con la mafia, con la corruzione, con l'evasione, con le forme di legalità. Lo deve dire dove viene calpestata la libertà, la dignità delle persone. Cos'è successo? Non dimenticatelo mai. Il 9 maggio di quell'anno, in Sicilia, era arrivato per la seconda volta Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla. Era già stato una volta in Sicilia, aveva mai parlato della mafia. Stranamente il Papa aveva parlato la prima volta il 10 novembre 1990, attenzione,
A Napoli, capo di monte, il Papa polacco fece un passaggio che ha un'attualità oggi impressionante, e sono passati tanti anni. Il Papa Napoli disse: non c'è chi non veda l'urgenza di un grande recupero di moralità personale e sociale, di legalità. Si urge un recupero di legalità. Ne aveva parlato di legalità un signore di nome Enrico Berlinguer e ne aveva parlato un Papa. E voi attenzione che lui parla di un recupero di moralità personale e sociale, lo ripetiamo oggi, a distanza di anni, e dirà la parola di legalità. I vescovi italiani dicono, cosa vuol dire? Un anno dopo esce il documento dei vescovi, il 4 ottobre, educare alla legalità. Ci vorrà ancora 2 anni, ma poi il Ministero dell'Istruzione, con ministro, una donna, Rosa Russo Iervolino, farà la prima circolare per le scuole per invitare ai progetti sulla legalità, che vorrei che si chiamassero legalità e responsabilità. Spiego, posso aiutare. Detto questo, cos'è successo? Io ve lo voglio raccontare perché ho conosciuto i protagonisti di quella storia. Perché il Papa era già stato in quella terra, non ha mai parlato di mafia, è la seconda volta che ci va in Sicilia. Ha delle tappe, prima dell'ultimo giorno che era Agrigento nella Valle dei Templi, e non ne parla. Non ne parla. L'ultimo giorno, lui è nel seminario maggiore di Agrigento, pranza, poi riposa, e si forma il corteo. Il corteo comincia a scendere per andare nella Valle dei Templi, dove Giovanni Paolo II migliaia di giovani, persone, celebrare l'Eucaristia, e chiude la sua seconda visita pastorale in terra di Sicilia, il corteo si ferma improvvisamente. Ecco quello che la gente non sa. Il Papa scende, entra in una porticina, uscirà 7-8 minuti dopo, il corteo riprende, il Papa celebra la Santa Messa, legge l'omelia, non c'è nessun riferimento. Bella la parola di Dio, discorso sul sociale più generico, ma nulla di pratico. La preghiera finale, nulla. I saluti finali, nulla. Il Papa sta per andare via, fa un mezzo passo in avanti, poi torna indietro e tenendo stretto quella croce che ha diverso, pastorale, che era quello di Paolo VI, dirà quelle parole: convertitevi, giudizio di Dio, vuole scuotere le coscienze dei siciliani a reagire. Cos'era successo? Io ho conosciuto le persone che erano dietro quella porta, che mi permette di poter comunicare a voi che quell'incontro ha mosso qualcosa qui dentro. Se quei proiettili non li sentiamo sparati anche su di noi. Il Papa lì ha incontrato il papà e la mamma del giudice Livatino, ucciso nel 1991. Pochi giorni prima un capo di Stato disse: ma che cosa vogliono questi giudici ragazzini? Lo ricordate? Poi chiese scusa. Ma intanto se l'ha fatto anche nel bar. I giudici ragazzini, aveva 37 anni il giudice Livatino. Io ho conosciuto il papà e la mamma, che sono purtroppo morti tutti e due. La mamma mi ha detto che quando il Papa l'ha incontrata, il Papa l'ha stretta stretta. C'erano neanche una parola sono riuscita a dire, ma l'emozione. Il papà invece dice: io ho parlato con lui. E poi le hanno fatto vedere il diario del giudice Livatino, quello che hanno fatto vedere anche a me. Io non so qual è la pagina, non so qual è la pagina che il Papa ha letto. Io so quello che ho letto del diario di Livatino. E ho messo quel passaggio lì. Perché quando la mamma mi apre il diario di suo figlio, questi occhi,
Livatino, che era così umile, così riservato, non avrebbe mai pensato che qui in questa sala oggi due righe del suo diario le condividiamo insieme, non avrebbe mai pensato Livatino. Io ve le consegno, perché lui aveva scritto che alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili. Non basta dire Signore, Signore, baci e baccetti alla Madonna, tutti i santi, feste patronali, se poi dopo nella nostra vita non saldiamo la terra con il cielo. La Chiesa è per il mondo, non per se stessa. Ed è stato importante, importante questo. Le parole del Papa mettono in crisi Cosa Nostra. Ecco perché vanno quel segnale. E Cosa Nostra metterà le bombe in due chiese di Roma, in San Giovanni Laterano e un'altra chiesa, lo ricordate, le bombe. Per dire, voi chiesa non dovete intromettervi. E già, ma per troppo tempo c'è stata delle ambiguità, non solo nella chiesa, evidentemente, però parliamo di questo. Don Puglisi lottava per i suoi ragazzi, per avere gli spazi per loro, voleva una scuola vera. Era innamorato dei suoi giovani ed era innamorato certamente di Dio. Vi leggo l'ultima intervista che ha fatto, 3 giorni prima di essere ucciso. Queste sono le parole importanti, perché lui nell'ultima intervista, c'ho già delle minacce, dirà queste parole: lancio un appello ai protagonisti delle intimidazioni, parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi tenta di educare i vostri bambini alla legalità, al rispetto reciproco, ai valori della cultura e dello studio. Che meraviglia, chi tenta di educare i vostri bambini. Era un grande educatore, era preoccupato di fare crescere questa coscienza, questo cambiamento, questa assunzione di responsabilità proprio in tutti quei ragazzi, eccetera. Allora forza amici, assumiamoci anche noi questa nostra parte di responsabilità, non venga meno questo nostro impegno. Ecco, e mi fa piacere che nel documento di Vescovi, Educare la legalità, c'è proprio una parte che dice: il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale, di affermare i principi generali, deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità. E i vescovi stanno attenti, perché qualcuno dice: ma no, la Chiesa ha solo un obiettivo di ordine morale e spirituale. Loro dicono subito con chiarezza questo. Poi sai, bisogna tradurlo nella concretezza, non basta che sia scritto sulla carta. Ma nel documento di Vescovi, Educare la legalità, c'è scritto questo. C'è scritto proprio che, testualmente, laddove viene messa a rischio la dignità delle persone e laddove viene umiliato, soffocato un progetto di giustizia, la Chiesa ha il dovere di parlare. E c'è anche scritto: la comunità cristiana, sensibile alle esigenze della promozione interiore dell'uomo e del bene comune, è chiamata ad offrire il proprio contributo alla crescita della legalità, anche se consapevole che gli obiettivi della Chiesa sono di ordine morale e spirituale. Non toglie che tu saldi la terra con il cielo. Noi siamo chiamati, per chi ha questo riferimento, alla testimonianza cristiana, ma anche alla responsabilità civile. Allora forza, ognuno per quello che è. Continuate, cari ragazzi, a sentire forte questo bisogno di mettersi noi in gioco, di vivere queste nostre esistenze di oggi, di farlo con umiltà e con coerenza e di lavorare per questo noi insieme. E vi auguro di essere capaci di vivere e di non lasciarvi vivere.